Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a fare un po' di free ride con Sir Michael Dantone, conosciuto come il free rider che conosce questa montagna come le sue tasche. Lui non è il fresco di zona, ma bensì il pazzo di zona. Siamo al Pordoi, stiamo aspettando la funivia per andare a fare il nostro primo canalino, Sas de Forcia, ma meglio conosciuto come Joel. C'è un po' di nebbia adesso, speriamo che si apra. Il meteo dice che dovrebbe un po' migliorare il tempo. Comunque confidiamo. Due discese programmate per oggi. Qualcosa da dire? Va tutto bene. Questa è la funivia del Pordoi, ci porterà a quota 2950 metri, un po' di nebbia, il canalino che andremo a fare è lì, quel canalino lì. Appena partiti, preso il primo decollo, peccato per il tempo molto uggioso, canalino prescelto. Come potete vedere la visibilità oggi molto scarsa, ma vediamo, non si capisce bene dove siamo. Questa sotto è la Valle Sties, che è quella che andremo a fare il secondo giro. Sì, da qua ci si toglie gli sci e si procede a piedi fino là sopra, poi da lì si parte. Salita non molta ma faticosa. Per fortuna abbiamo già un po' di traccia. Ragazzi, non potete capire. Wow! Passiamo la GoPro in testa. Facciamo partire Miki. La leggenda narra che lo fa ad occhi chiusi. Voi non potete capire la pendenza di questo canale. Speriamo di essere ancora in grado. Che neve! Che flow! Mamma mia! Che pendenza da urlo! Almeno qua si vede! Woo! Polvere! Poche curve sulla polvere, ma c'è! Si vede la polvere arrivare. Eccolo lì. Miki raggiunge la fine del canale, molto agile il ragazzo. Woohoo! Qua che becchiamo la polvere! Croston! Ah, Sassi! È uscito anche un po' di sole, con la visibilità cambia tutto. Iniziano a spuntare un po' di montagne, un po' di montarozzi. Siamo all'ultimo pezzettino. Qua un buco bello grande. Ecco qua, funivia sta arrivando a recuperarci. Intanto osserviamo i dettagli dello sci della nostra guida. Allora iniziamo la seconda discesa, Valle Sties. Praticamente passiamo giù tutto sotto quella roccia lì. E cerca la fresca. Mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al canale e mettere mi piace. Il nostro fresco di zona è già giù. Valle Sties, seconda linea di oggi. C'è già gente lì a metà. Le uniche curve della polvere, yahoo! Visibilità notevolmente aumentata. Come cliff al ragazzo. Che panorami, che paesaggio. Qui facciamo sorpasso. Mamma mia, questo è decisamente lo sport più bello che io abbia mai fatto. Miki ha detto che ci regalerà un salto indimenticabile, mi sposto sotto così lo filmo. Wow, che bus! Partito. Cliffone! Qualcosa da dire? Male, male, male. Il nostro atleta si toglie gli sci e torna su a farlo, dice che la caduta non è contemplata per lui. Esatto. Per il secondo giro
questo giro lo porta a casa. Ma che posti magnifici, guardate che bello spettacolo. E adesso andiamo giù a recuperare il tempo perso. Woohoo! Spingere, 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 spingere. Cliffetto. Oh, qui c'è un altro forse. Dai, hopla, yuhu. Peccato che sia un po' tracciato sotto. Cliffettino. Woohoo. Hopla. Qui è una gincana, sopravvivenza. Stare dentro le righe, sfruttare le gobbe. Mamma mia. In 200 l'hanno già fatta oggi. Allora, lì vediamo il Mickey pronto a cliffare. Ai piedi di questa parete si trova un piccolo uomo che prende il volo. E si è fermato al pelo questo giro, eh. Una sensazione dopo questa fermata d'emergenza che hai dovuto fare? È stata veramente una fermata d'emergenza. Siamo in fondo a Valle Asties. Un po' di boschetto. Ah! Passa il pelo! Le fatiche che non si fanno in salita con la funivia si fanno a scendere qua. Praticamente tu mi vuoi dire che da qua andiamo dritti, c'è un albero con un gap in mezzo, esatto, nel quale si salta. Esatto. Proverò a starti dietro. Dai. Porca vacca! Questo è pazzo! Questo vuole uccidermi! Troppo grandi, sei tu matto. Siamo in fondo alla Valle Asties, ed uno dei pochi momenti in cui mi ritrovo davanti a Mickey. Allora questo è il finale del video. Adesso rientreremo in paese. Mi raccomando, vi ricordo di iscrivervi e mettere mi piace. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao.